Marcello Altamura, la mostra celebrativa Adios un anno dopo qui al Vega Food a Carinaro, tanti cimeli esposti, emozionante vedere queste maglie. Molto emozionante perché si vedono maglie che Diego ha indossato e che noi abbiamo visto indossare a Diego, però devo dire la verità, la più, almeno per me, la più emozionante della collezione straordinaria di Francesco Cammarota, del Cammarota Museum, è la maglia delle Sebollitas del 73, che è veramente, io non avevo mai visto, e devo dire la verità, mi sono emozionato, ho avuto i brividi quando l'ho vista. Presente Marcello per presentare anche il libro L'Idolo Infranto, che ha incastrato Maradona qui al Vega Food al secondo giorno di Adios un anno dopo, un libro inchiesta per fare luce sugli ultimi giorni da calciatore qui in Campania a Napoli di Maradona. Sì, per ricostruire l'accerchiamento di cui fu vittima Diego, soprattutto negli ultimi due anni a partire dall'89, e che poi è stato sublimato dalla squalifica per doping successiva a Napoli-Bari del 17 marzo 91 attraverso documenti, testimonianze inedite per tratteggiare anche la differenza tra l'uomo Diego che aveva delle fragilità come tutti quanti noi e invece il personaggio Maradona che poi ha finito purtroppo per schiacciarlo tragicamente. Francesco Marolda, firma importante del giornalismo italiano, è stato uno dei testimoni dell'epopea Maradona più diretti e qui ci sono tante maglie che ricordano Diego e il percorso di 25 anni di carriera di Maradona, un modo anche così dolce, carino per ricordarlo. È un tuffo nel passato, però questo è un tuffo affettuoso, è un tuffo che avrebbe gradito lo stesso Diego, non come molte espressioni oggi di ricordo che, ti dico la verità, non mi piacciono molto, ma questo avremo tempo per parlarne. Un tuffo nel passato, poi per chi l'ha vissuto ancora di più. Stavo pensando una cosa guardando questa mostra di Cammarota, che nel corridoio prima di entrare a casa mia probabilmente i piccoli cimeli che ho io li devo mettere così ogni volta che entro ricorderò anche io Maradona in questa maniera affettuosa, amichevole, simpatica, ma soprattutto educata. Maradona un anno fa purtroppo è scomparso da solo, da Napoli lo ricordiamo invece sempre attorniato da tanti tifosi, è un po' questo contrasto che fa male. Fanno male un sacco di cose, no? Fanno male un sacco di cose, come anche, ci sono anche dei misteri, no? Come ha scritto Marcello Altamura nel suo libro. Però devo dire la verità, la cosa che fa più male, almeno a me personalmente, perché io ho avuto, non dico un rapporto di amicizia, perché l'amicizia è parola troppo grossa, però un buon rapporto con Diego, soprattutto quando ha smesso di giocare, soprattutto da allora in poi, ti dico che vedere un uomo che è stato sempre circondato da tanta gente, da non poter uscire da solo per strada, vederlo andare via, poi morire in solitudine, abbandonato da tutti, anche da chi oggi alza la voce per dire l'hanno ucciso, a me fa molta tristezza e penso che molti dovrebbero anche fare un esame di coscienza e dire probabilmente anche io l'ho abbandonato. Giuseppe Bruscolotti, il capitano storico del Napoli anche di Maradona, presente qui a Vega Food per la mostra celebrativa su Diego, un modo affettuoso per ricordare attraverso le maglie storiche di Maradona appunto la sua figura. Innanzitutto grazie dell'invito e quindi siamo qui per dare, come si dice, un supporto, se mi permetto di dire, tramite la mia conoscenza come compagno di squadra e poi per la nostra amicizia che ben sapete, che avete ascoltato tante volte. Quindi una giornata particolare per me per tanti versi. Cioè, è bello vedere tanta gente manifestare, ma questa era una cosa risaputa. Però poi mi è salito subito la tristezza perché vedere quella scena così è una cosa che pensavo che potesse accadere più lontano possibile. Invece purtroppo la realtà è stata un'altra, però anche quello è stato un motivo per essere ancora lì, presente, come se fosse stata un'altra manifestazione, ma non una commemorazione.
Che si può dire ancora su Maradona che non è raccontato? Dell'uomo magari che è stato pari al fuoriclasse, di qualche gesto che ha fatto al di là delle vittorie con te nel Napoli? Ma a parte le vittorie con noi è semplice, perché è stato a dir poco eccezionale, perché innanzitutto per il suo modo di essere, quello che appunto era, non ha fatto mai pesare niente a nessuno, nessun rimprovero verso qualche compagno di squadra, anzi era sempre lì pronto a scuoterlo, a rincuorarlo. E sappiamo poi l'umanità che lui teneva dentro proprio, e poi a Napoli l'ha dimostrata in tutti i modi, perché comunque si è fatto carico di tutto, ha difeso il Napoli e i napoletani, non ci dimentichiamo, perché ci sono stati dei passaggi molto importanti, quindi lui non è mai mancato, in qualsiasi manifestazione non ha mai parlato di altre squadre, parlava solo esclusivamente dei napoletani e del Napoli. Sei qui anche per la presentazione del libro L'Idolo Infranto, chi ha incastrato Maradona, il famoso 91, ma chi l'ha incastrato secondo te, capitano? Chi l'ha incastrato? Poi sai, troppo, per quello che so io, non lo so sinceramente, perché una cosa è viverla, determinate cose, specialmente l'ultima parte, quando io sono uscito dal calcio Napoli, e qualche buon dirigente se lo ricorderà ancora, disse, ma non tanto per la mia figura, ma per quello che potrà essere il prosieguo, perché siccome io ho un certo rapporto con Diego, io credo che avere una continuità significa, non dico garantirsi, però avere ancora un punto di riferimento. E poi, come sapete, le cose man mano, ogni anno sono precipitate, e quindi là è incominciato pure, diciamo, il dispiacere, perché comunque erano cose che io già avevo preventivato, quindi avevo detto, però purtroppo le scelte tante volte, sai, cambiano tutte le cose.